Queste sono le varianti del triangolo che in genere vengono utilizzate nella lezione di Ashtanga, quindi parliamo di Utthita Trikonasana e Paribritta Trikonasana. Utthita significa che porteremo a terra la mano dello stesso lato del piede girato, invece in Paribritta porto la mano opposta e quindi in aggiunta ci sarà una torsione. Partiamo sempre con le gambe divaricate, il doppio delle spalle e un piede girato. A questo punto le braccia saranno divaricate con un angolo di 180 gradi, sfianco dal lato opposto e poi porto la mano dello stesso lato del piede girato a terra per Utthita Trikonasana, invece la mano opposta per Paribritta Trikonasana, la posizione con la torsione. Sia che sto facendo Utthita, sia che sto facendo Paribritta Trikonasana, la mano che sta a terra spinge per fare in modo che la linea delle spalle rimanga in asse con le due mani. Quindi non voglio creare degli angoli, voglio spingere con questa per ruotare. Questo braccio non va indietro. Questo braccio è in alto, in linea con la spalla. Non è la mano che va dietro, è la spalla che ruota. Altri due accorgimenti sono quelli di tenere la cassa toracica verso il basso. Quindi cercate di non ruotare troppo questo, abbassate le costole in modo che la zona lombare rimanga dritta, non stiamo allungando la colonna in maniera curva, altrimenti aiutiamo un eventuale atteggiamento scoliotico. Ultimo accorgimento, il gluteo della gamba che è ruotata, quindi della gamba che sto stimolando per lo stretching, vuole tirare nella direzione opposta alla quale io mi piego. Quindi questo gluteo non andrà dietro verso il muro, ma spingerà verso sinistra. E guardo la mano che sta su. Anche sul guardare la mano che sta su, state attenti perché vogliamo solo ruotare la testa, non vogliamo piegare il collo lateralmente, quindi immaginate che stiamo così, io voglio solo fare questo, non voglio fare questo. Quindi quando sto girato così, non così. Non portate l'orecchio verso la spalla. Ciao, buona pratica a tutti.